E ciao a tutti ragazzi e incredibilmente benvenuti in un nuovo video. Oggi il video diverso perché non sarà un classico gameplay, ma sarà un video guida proprio vecchia scuola. Perché ovviamente qual è il metodo migliore per prepararsi a una nuova espansione? Riempirsi di soldi, che è sempre consigliato. Quindi stavo un po' spippettando così nel web, video gold farm, cazzi vari, ne ho trovata una veramente figa e che non richiede chissà quale sforzo, eccetera, molto molto easy. Allora, la prima cosa che ci serve è sicuramente la professione di mining, ma non vi preoccupate perché non è una farm in cui dovete camminare per miliardi di chilometri a caso per cercare qualche minerale sconosciuto, antico, maledetto. Lo faccio proprio insieme a voi, visto che su questo personaggio nemmeno ce l'avevo. Poi il secondo step sarà andare ad un'asta, nel mio caso andrò ad Ironforge, vi consiglio di farlo anche a voi perché è il punto più vicino al posto dove andremo. E voi mi direte l'asta perché? Perché siccome andiamo dentro un instance e non possiamo utilizzare le mount, dobbiamo trovare tutte le metodiche per andare un pochino più veloce, come la pozione della velocità, che ci aumenta il 50% della velocità di cammino per... Ho detto una stronzata, perché in efficacia è un livello 49, ok? Scherzavo. Come se non avessi detto niente, imbracciate la vostra mount e vi dirigete a Molten Core, che è un instance... Io sono livellato? Vada! Sono livellato scoprendo una nuova zona e vado tipo 231 punti di esperienza, wow, mi mancava veramente uno sputo. Allora, Molten Core si trova esattamente qua, Burning Steeps, qui sotto. E da lì ci arrivate molto molto rapidamente. Se invece siete Horda dovete andare sicuramente a Twilight, qua, Twilight Islands, per poi farvi questo pezzettino in volo, che alla fine ci vogliono 5 minuti, nemmeno. Quindi noi ci vediamo direttamente all'ingresso dell'instance. Ok, siamo arrivati davanti all'ingresso, entriamo dentro. Qua c'è sempre un discreto traffico perché tra farm di gold, farm di skin, farm di tutto, c'è sempre un sacco di gente. Allora, l'ingresso per Molten Core, se non sbaglio, è qua sotto da qualche parte, perché dobbiamo parlare con un tizietto. Eccolo qua, appunto, quando parlavo di folla. Quindi il tizietto sommerso ai mammut è qui. Portami al nucleo e vi porta direttamente dentro l'instance e non entrate lì perché vi fa uscire. Allora, noi summoniamo uno dei tanti pet carini e simpatici. Direi... sì, questo qua carino. Allora, il succo della farm praticamente è di uccidere... Aspetta che metto anche individua... ok, trova minerali, già c'è. Perché ovviamente ci saranno tutte miniere di Dark Iron, quindi in italiano dovrebbe essere minerale ferro scuro. E ammazzare tutti i giganti, perché potenzialmente possono droppare questo qua, non è questo, è terra elementale, ma la skin è identica, quindi mi ha triggerato. Tutti gli altri mob potete anche abbandonarli senza problemi, perché non mi... Cioè, come volete, alla fine è tutta roba che vendete e farmate, ma non è quello il nostro target. Essendo appunto una farm, deve mirare al massimo dell'efficienza a livello di tempo. Ecco, iniziano a comparire i primi depositi. Questi dobbiamo minarli tutti. La madonna. Si vincono l'equipaggiamento. Oh, ma questa posso vendere? A posto, perfetto. Queste sono tutte robe che magari potete mettere all'asta. Se siete fortunati, trovate qualche pazzoide che ve la compra, perché magari gli serve per qualche skin, qualche roba. Miniamo il primo depositino. Ok. Anche i boss potete tranquillamente non cagarveli, tanto alla fine... Cioè, non siete qui per quello, dopo se volete farlo, tutto è guadagnato. Anche questi, i nuclei di lava, dove cazzo stanno, non li trovo più. Questi, se non sbaglio, si vendono all'asta a una discreta quantità di gold. Non tanto, sono sempre numerini in confronto al minerale di ferro scuro. Potete tranquillamente... Oh la madonna, ho droppata un'altra. Potete tranquillamente seguire tutto il percorso dell'instance, così avete un ordine senza pagare a cazzo di cane. Io ho già saldato questa parte qua, però vabbè, non fa niente, alla fine sono cose che si possono fare anche prima di uscire dall'instance. L'importante è che tenete sempre sempre d'occhio la minimappa per vedere se ci sono dei potenziali
come cazzo si chiamano, depositi di ferro culo. Comunque alla fine io posso, vi consiglio di ammazzarli, perché comunque anche vi fate 5 gold, 7 gold a pezzo, cioè non vi costa niente, tanto state qua. Comunque il mio consiglio è di venirci con un personaggio che abbia movement speed in qualche modo, magari un rogue, qualcosa. Dopo la fine di questa run vedremo quanti oggetti abbiamo preso con una sola run e il valore appunto di tutte queste robine che abbiamo preso, giusto per farci un'idea e un calcolo diciamo stimativo, perché comunque il numero delle miniere su un instance è randomico, potreste essere fortunati come no. Ok, ho appena minato l'ultima miniera appunto e ho preso 51 pezzi. Insieme a tutte queste altre robettine, fuoco elementale, nucleo di lava, ho preso anche un Blood of the Mountain. Ah, quello era un boss, lol. Allora, adesso torniamo a un'asta e vediamo con solo questi 51, che sono pochi, quanto potremmo potenzialmente guadagnare. Ah, sono diventato una ranocchia. Scherzetto, non puoi attaccare, lanciare incantesimi. Beh, non è male, dai. Allora, visto che stavamo a Ironforge, torniamo a Ironforge. Che è una città, secondo me, troppo sottovalutata, perché è fichissima. Niente, qui mi tocca essere una cazzo di ranocchia per altri 10 secondi. Non riesco a evocare una mod. E invece sì, posso? Non me la fa evocare. Pazzesco. Ok, adesso possiamo. Io ad un occhio al volo e al valore di questi minerali prima era abbastanza alto, ma adesso lo vediamo insieme. Perché comunque... considerate che voi avrete visto pochi secondi della run che ho fatto, ma ci avrò messo una cosa come 10 minuti. Con poi abbastanza lento perché non c'ho niente per aumentare la mia speed. Comunque, cioè, io adesso mi è venuto il dubbio prima. Ma mentre lo genere inefficace oltre il 49, io quindi potevo prenderlo. Ma sono un coglione. Sono veramente un coglione. Quindi ce la prendiamo 50. 40. Ok, così per le prossime volte ce l'abbiamo. Allora adesso, minerale di ferro scuro, ricerca. Un pezzo vale 20 gold. Cioè, considerate che solo questi sono 1000 gold. Voi avete fatto 1000 gold in 15 minuti. Cioè, è assurda sta cosa. Guardate quanto cazzo vale sto robo. Non so perché costa così tanto. Vediamo tipo cuore di fuoco, c'è qualcuno che lo vende. Non vale un cazzo. Fuoco elementale, non vale una sega. Questo dovrebbe valere un po'. Non vale un cazzo. Un gold l'uno. Questo? Cosa? 400 gold! Cioè, questo uno. 399 gold. Siamo pazzi. Questo nucleo lo vende pure. Vabbè, solo due ce l'abbiamo, però 20 gold. Senza di fuoco? Non vale un cazzo. Comunque, raga, anche questi, per esempio, siccome voi non li equipaggiate, oppure comunque se trovate roba che non è per voi, non le equipaggiate. Oh, 163 gold. 480 gold. Ragazzi, si vola qui, si vola. Potenzialmente è una miniera d'oro. Quindi, facendo un rapido calcolo. Allora, io metto questi. E stanno a 20 gold l'uno, sono 51. Poi mettiamo a 20 gold e basta. 48 ore. Prezzo totale 1020. Voilà. Comunque il mio è un pochino più basso degli altri, quindi sicuramente qualcuno li comprerà. Poi mettiamo questo, Blood of Mountain, che ce n'è uno solo e sta a 399. Noi lo mettiamo a 399.00. Mettiamo la mia cintina. 483, noi la mettiamo a 4.80. Questo sta a 163, noi lo mettiamo a 163.00. Voilà. Quindi raga, facendo un rapido calcolo, praticamente in un quarto d'ora, 20 minuti al massimo se siete lenti e se siete anche relativamente sfigati, perché io penso di essere stato relativamente sfigato, e se vendete il coso lì, il ferro scuro, cioè vi fate un migliaio di gold in un quarto d'ora. Se voi fate, mettete lì un'ora a testa bassa, musichetta, cazzi vari, vi chillate, intanto fate i bot viventi e vi farmate la roba, in... consideriamo una cinquantina di pezzi di ferro scuro in un quarto d'ora. Considerato che ci sono 4 quarti d'ora in un'ora, siete fatti 200 pezzi di ferro scuro.
quindi 4k di gold. Quindi secondo me questa è la farm non definitiva, perché ce ne sono tantissime, io non ne conosco praticamente nessuna se non questa e pochissime altre che secondo me nemmeno valgono più. Sicuramente verrà un video abbastanza breve, ma tanto è il succo della questione, mi piace darvi queste chicche, questi messaggi abbastanza rapidi senza ammorbarvi con 8000 ore di video per dirvi una roba che ci vuole 30 secondi. Io vi ringrazio tantissimo per la visualizzazione, come sempre, e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!